Bentornati, fratelli di Tuberanza, in una nuova reaction e prova ai record mondiali su Mario Kart 8. Ovviamente con il sempre perdente Joseph the Gamer. Oh, ma che presentazione è? Bazzito, ma no! La pista che proveremo oggi, signori, è la mia preferita del trofeo Rapa. Sto parlando del circuito di Mario 3. Un circuito, tra l'altro, storico, dove non esistono particolari scorciatoie, caro Joseph the Gamer. Ma è solo trick e mentalità. Sei pronto? Sono prontissimo, anche perché tu dici sta cosa. Chissà, sì. Dobbiamo vedere se ci sono scorciatoie, perché può essere che... Ce n'è una sola, ce n'è una sola e probabilmente è lì che si va a utilizzare il funghetto. Tra poco lo vedremo. Bro, come puoi notare, setup mai visto prima. Ah, è nuovo, personaggio nuovo. Bravissimo. Tutto nuovo, bro. Infatti non capisco come sappia utilizzare... lasciamo stare questa stronzata, andiamo a vedere il record. Eccoci qua. Allora, eccoci. Concentrazione. Assurdo. E diamo un'occhiata. Allora, vediamo. Vediamo come parte, partenza. Nessun funghetto. Okay. Nessun funghetto. Comunque, fra, è assurdo che questo setup sia diventato il must per ogni record. Bro, cioè... ti posso dire la verità? Eh? A me sembra. A me le traiettorie che fa sembrano un po' troppo tipo meccaniche. Posso essere onesto? Ah, ecco qua, mo già. Ah. Senza turbo, fra. Senza sì. Turbo. Sì. Ma. Mbazzuto totale. Non la piglia là dove c'è la scorciatoia, bro. E non me lo ricorderò mai dove l'ha presa. Vediamo, vabbè, me lo deve rifare. No, io davo per scontato che fosse di là. Bro, a me le traiettorie che fa sembrano meccanizzate. Posso essere onesto? Vabbè, ecco qua, già parte, bro. L'accusa velata. Fra, bro, ti dico, sì. Pensi che sia un po' bottatello? No, penso che sia un po' guarda cheater poi. Guarda e poi ecco okay. Qua, si fa questo. Ricordiamocela poi nelle sfide con Blazzy, non si sa mai. Sì, no, questa fra... Se non c'hai i funghi è inutile, queste non le puoi prendere. Sì, 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 sì. Ma guarda come si tiene stretto su tutte le curve. Si mette e poi limite, ovviamente... limite. Esatto, e poi ovviamente se la va tutta... Qui fa addirittura il saltello, per quel micro centesimo di secondo. Ma io vorrei se dire... l'ha fatto perché stava andando fuori o perché per recuperare quel secondo. Bro, io invece voglio fare un appello a questo Emi. Emi, se stai guardando questo video, bro... esci di casa perché la luce del sole e gli altri esseri umani sono veramente... alcuni sono stronzi, ma no. Fidati che alcuni valgono la pena di conoscerli. No, ma chi te l'ha detto? Magari lui lo fa così un paio d'ore al giorno, che ne sai? Avra! Va bene, voglio vedere che cosa sei in grado di fare. Ok, caro Joseph, vediamo di che pasta sei fatto. Se sei un fusillo, una pennetta, uno spaghetto. Uno spaghetto. Bro, ma hai fatto una partenza di me o sbaglio? Un po' sì, ma non ho capito perché. Ma ha fatto una mezza cosa strana. Ok, taglia sul cordolo, bravissimo. Allora, occhio qui, eh. Vai, lascia. Lui che fa? Lui vedi se qui, li fa i saltelli. Qui fa un piccolo saltino, bravo. Esattamente. Ci ho provato, ci ho provato, ma è dura. Vai, lascia. Ma allora, devi lasciare il turbo, bro. Per un millesimo, bravo, devo rilasciare il turbo. Sì. È quello. Cioè no, in realtà io non però... devi lasciare il turbo. Devi mollare la derapata. Perché devi andare di... Mamma fai? Mia, fra, che ho fatto? Sono uscito fuori. Ma imbazzuto totale. Ma perché hai fatto quel taglio? Fra, ma guarda che sto setup slitta troppo. Vabbè, studiati un attimo la pista. No, vabbè, questo è il mio primo tentativo. Mi studio la pista, me la pio con calma. Prova a fare questo saltino qua. Ma questo fra va capito, eh. Lo so. Io l'avevo capito perché me l'ero... visto, l'hai fatto adesso, fra. Sì, l'ho fatto. Bravo. L'ho fatto apposta, è andata meglio. Io me lo so studiato, questo passaggio del saltare sui cordoli, nella pista Baby Mario... Baby Kart, là, come si chiama? Ho capito, quella dei baby. Bravo. Quella che gira tutta intorno, l'ho studiato. Sì, sì. Però, bro, sono passati troppo tempo e me lo so scordato. Vabbè, normale pure. Una cosa che vorrei capire. Salta. Bravo. E bro, ti è riuscito. Non lo so. Sì, ti è riuscito. Anche qui, bravo. Ma vabbè, ma ecco qua, non mi vuole casare. Bravo, bro, cosa. Non scherzo, sei stato bravo. Vai.
Bro, ho fatto parecchio in più. Quant'era il record? 1,32, vabbè. Ho fatto 1,49. Fra, a parte ho fatto degli errori, soprattutto all'inizio. Poi come hai visto ho incominciato a sciogliermi un po'. Ma 1,31, ho fatto 1,49. Va benissimo. Carica intanto il fondo. Non lo puoi caricare? No, io la devo rifare, bro. Va questo bene, è vai. Il primo tentativo. Secondo tentativo, vai. Secondo ed ultimo tentativo. Puoi dirlo forte, broski. Immagino. Per favore, Giuseppe, portiamo a termine questo tentativo. Grazie. Ma perché? Che vuoi dire che ne ho fatti altri? No. È questo quello che volevi dire, no, forse? No, no, mi no, vuoi no, offendere? No, assolutamente no. Sto soltanto dicendo che no, tu forse stai barando un po'. Io? Non so proprio il tipo. No, infatti. Ma figurati. Ok, vai, prendi ste monetine, vai. Taglia qua. Olè. Ok. Non derapare. Fra, ti ho detto non derapare, tu derapi. Mo non me ne frega un cazzo, tu porti a termine questo tentativo. Non te lo faccio ricominciare. No, sì! Ma non l'ho mai fatto, questo è male. Oh. Ragazzi, lo fa apposta, mi accusa di cose mai fatte. È tutto registrato. Ma scusa, mai sì, fatte sì, queste sì, cose? Sì. Dai, ragazzi, tuberanza mattissimo, che fa delle accuse tra l'altro pesanti pubblicamente. Vuoi dire forse che io, cioè, ma... di norma... Vuoi dire che io ripeto le piste, ripeto No, fra, tutto? Di norma tu non mi ascolti! Ma non è vero, ti ho ascoltato qua, non ho fatto la derapata. Scusa. Perché mi mandi accuse che non stanno proprio né in cielo né in terra, non comprendo. E poi ti escono pure bene le cose. Ti smerdi da solo, nella parte più facile, fra. Ma com'è possibile? Dai. Vabbè, è andata meglio. Fra. 1,45, 4 secondi ho recuperato, quello ha fatto 1,31. Ah, vabbè, 1,31. Buono. Vabbè, buono. È buono che ci ho messo 15 secondi in più un altro po'. Sì, 14 secondi in più. Lui probabilmente era già nella lobby. Tu stavi ancora finendo. Però va bene. No. Signori, tempo da battere, non quello del record mondiale, ma 1,45 e 414. Allora, però mi raccomando, non puoi fare i tuoi soliti 20 tentativi, devi farlo al primo... ti metto un po' di pressione, broski, mi dispiace. Eccolo qua. Io là mi sono preso le monete, probabilmente. Io non ho preso manco una. No, bro, punta le monete. Sconfinferante. Pigliati le monetine, bro, perché sennò a un certo punto ti trovi spiazzatello. Rilascialo. No, dura. No. Vabbè, è il tuo primo tentativo, pigliatela con calma. Quindi studia la pista, studia tutto e può andare bene. Recuperi qualcosina qua. Non lo so quanto effettivamente posso recuperare. Che so, 2 secondi. Ah, qua sei andato fuori tu. Sì, probabilmente sì. Quindi voglio recuperare qua. Sì. Poi in realtà, lì, cioè, in realtà se riesco a batterti sto tentativo posso pure smettere. Così molli tutto, appendi il pad al chiodo. Va bene, ci che sta. Che ti dirò, non è neanche sbagliatissima come... Bravo, ci sta. Bro, curva. Si è rallentato. No, ma l'ho fatta tryhardata questa era ottima. Diciamo sei andato un po' troppo oltre, sì. Tu questo vuoi fare la derapata? Però io me la volevo fare lunga. Fra, ma tu solo non te la puoi permettere, ero partito troppo prima. Ma non te la puoi permettere, fra, perché non hai la mia stessa abilità. Ma dai, ma come devo fare con te? Questo pentito vero, hashtag pentito vero. Qua te la sei giocata, eh? Lascia? No. Vedi, questa te la devi studiare un attimo. Sì, questa devo un attimo studiarmela, sì. Sì. Primo tentativo è per capire, ragazzi. Primo tentativo è andato proprio... Vabbè, senza che lo concludo, faccio direttamente ricomincia e vado al mio secondo tentativo. Nella speranza che questo vada meglio. Sì, okay. Però diciamo che hai preso già un attimino più le misure, soprattutto per quelle curve, ricorda. Ok. Ricorda le monete, all'inizio le monete. Perché quelle ti hanno segnato, secondo me, per tutta la gara. Sì, probabilmente. Una prigliala, ok. Pian pianino qua. Ok, lungo. Sconfinfera questa mossa. Fatti una bella curva qua.
Qua no. Ti sei rallentato un attimino. Eh sì. Va bene, giocatela bene qua. Lascia il turbo. No, non l'ha fatto, però. Non ho capito perché forse il turbo si era caricato poco, quindi no, non lo so. Il boost era poco. Io ad un certo punto tanto vado fuori, ti recuperi sicuramente quella parte là. Qui vai fuori. E quel, guarda qua che ho perso, E qua mi recuperi, di parecchio sì. Pure. Mo se non fai più errori, vai liscissimo, secondo me. Ma l'errore lo faccio perché io purtroppo il passaggio quello... Qua curva, lasciala. Va bene così. Curvala. Lascia. Può andare. Curva bene. È buono. Sì, è accettabile per restare avanti, quindi voglio dire, ci sta. Va bene. Qua non fare errori, che questa curva è quella tra le più banali della pista ed è quella che mi ha fregato di più. Che me la volevo fare per forza in derapata. Mannaggia. Poi devo stringere fortissimo qua. Sì. Va bene. Occhio a questa curvetta qui. Gira di colpo. Okay. Vai. Ma guarda questo, Fra, se ti giochi bene questa è fatta. Può andare, va bene. Sì, dai, sì, è andato. Bravo. Ci sta. Ti ho dato una bella purghetta? Sei stato bravino qua. Nella prima pista, ti confesso, il tuo primo tentativo, ho detto potrei avere qualche chance. Sì. Ma è stato quell'errore fuori pista. Quel tuo errore fuori pista effettivamente ha mandato un po' in tilt tutto il tentativo, bro, sì. Perché senza quel tuo errore forse questa pista te la saresti portata a casa tu. Sì, confermo, penso di sì. Poi sarebbe stato da vedere. Però ci hai messo solo un secondo in più, quindi... Esatto. Un secondo e due, una roba del genere più o meno. Yes. Allora ragazzuoli, che dire? Io direi che per questo episodio è veramente tutto. Se volete carico il mio fantasma e volete provare a sfidarmi e vedere se riuscite a fare meglio, magari sotto nei commenti scriveteci il tempo che avete fatto in questo gran premio, in questa pista. E dopodiché valuteremo chi di voi è effettivamente il più forte. Noi ci vediamo con i prossimi video, sempre solo qui con Joseph the Gamer. Ciao! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining.